Eccoci, proseguiamo allora la nostra diretta, una volta chiuso l'appuntamento con Sveglia Trieste. Adesso è con noi per un po' il consigliere comunale della Lega, Everest Bertoli, che non è, sembra, i rumori sembrano quelli di una gabbia, in realtà è, credo, sul balcone di casa, e quindi per questo anche sentiamo il canto degli uccelli. Allora, grazie intanto Bertoli per essere collegato con noi. Allora, Grazie a voi, buongiorno e buona Pasqua a tutti i telespettatori di Tele4. posso chiedere, di solito sono le domande con cui concludiamo le nostre interviste, però la faccio ora. Come vive Everest Bertoli da papà di una bambina di pochi anni, insomma, questo periodo di quarantena, che credo non deve essere semplicissimo? Insomma, non è facile, ci si riscoprono anche tante cose belle, quindi si sta anche parecchio insieme a casa, magari a fare i compiti della prima elementare insieme o a fare altri giochetti e lavoretti, quindi stiamo scoprendo anche tanti, tanti bellissimi giochi, Monopoli e tutto, insomma, ecco, si passa un po' il tempo così, ma soprattutto si sta molto, molto insieme, che tutto sommato male non fa. Voi non siete a corto di carta, pennarelli, eccetera, avete scorte, anche se ormai. Per il momento le scorte avanzano, poi vabbè, insomma, lei è in prima elementare, quindi insomma Boh, i sì, può compiti sono per ancora. fortuna pochi, Sì. però per il momento resistono, poi vediamo quanto durerà. Allora, parliamo un po' del bilancio comunale, no? Perché è anche probabile che, come parecchi altri argomenti in questi giorni, passino quasi in secondo piano rispetto all'emergenza coronavirus e alla necessità di raccontarla. Allora, c'è una telefonata in linea. Io direi, sentiamo la telefonata, poi magari su questo, ci riserviamo di prenderci un po' di tempo più avanti. Buongiorno a chi è in linea? Pronto? Buongiorno a chi? Pronto? Sì, abbastanza. Buona Pasqua a tutti. Buongiorno. Allora, volevo solo fare delle considerazioni da quanto detto dal suo ospite precedente, magari lo possiamo parlare anche Sì. con l'ospite presente in questo momento. Allora, si parla di tassazione patrimoniale sopra gli 80.000 euro. Sì. Diciamo che di solito quel giro di affari che portano a poter prendere 80.000 euro e sono partita IVA, ceto medio, eccetera, eccetera, che già se ha in tasca 80.000 euro vuol dire che col sistema di tassazione italiano ne ha pagati circa 90.000, 100.000 già di tasse, pertanto Ok. mettere altre tasse mi pare inopportuno. A questo punto suggerirei a chi di dovere di uno tassare i mostri dell'e-commerce che sono praticamente ridicole la tassazione che pagano in Italia perlomeno e prelevare magari dalle accise sui carburanti, ma non creare nuove accise, ma di veicolare, diciamo così, accise che esistono dall'inizio dell'altro secolo, guerra italo-libica, terremoto di Messina, robe stranissime che sono ancora lì. La cosa vorrei rispondere a chi parla di case grandi, piccole, che resta a casa nella casa piccola, ho capito, è difficile, eccetera, ma di solito chi ha una casa più grande se l'è guadagnata, se l'è meritata, non ha niente da cui vergognarsi o eccetera. Cioè, secondo me creare invidia sociale in questo momento non è opportuno. Ringrazio e buona Pasqua a tutti di nuovo. Grazie, grazie al telespettatore che, insomma, sollecita una considerazione su questo contributo di solidarietà proposto dal PD. Sì, devo dire che io non ho, chiedo scusa, non ho proprio, si sentiva malissimo, quindi non ho sentito la considerazione del testatore. Quello che posso dire è che siamo per l'ennesima volta alla follia, cioè il PD vuole un contributo solidale per i prossimi 2 anni, colpendo di nuovo il ceto medio-alto e ricordiamo che sono dei ceti quelli tra più colpiti dalla crisi. Il Partito Democratico ancora non ha capito che da questa crisi non usciamo con i prelievi, che peraltro sarebbe una cifra anche del tutto irrisoria a quello che si verrebbe a raccogliere col contributo di solidarietà rispetto alle esigenze e le necessità che il Paese ha.
per rilanciare l'economia. Qui servono veramente 400 miliardi di euro, ma 400 miliardi veri, non come quelli annunciati da Conte in conferenza stampa e che poi in bilancio ne ha messi 1 miliardo e 300 milioni. Serve un contributo straordinario da parte dell'Unione Europea attraverso dei fondi di debito comune e non attraverso il MES. Il Partito Democratico ancora non ha capito questo, ma insiste con delle formule non solo vecchie, ma che in questo momento in un paese in ginocchio non se li può nemmeno permettere, perché ripeto, un contributo di solidarietà colpendo il ceto medio, cos'altro si vuole? Li abbiamo obbligati a chiudere negozi, attività economiche, attività commerciali, e adesso dobbiamo anche mettere una tassa in più perché non stanno lavorando? Ma questi sono fuori di testa. Allora, bilancio comunale, no? Eravamo rimasti con questa sì. Riflessione. È un passaggio importante che, ripeto, quest'anno probabilmente con tutto il discorso sull'emergenza coronavirus rischia di, non voglio dire di passare in secondo piano, ma comunque di essere trattato, come posso dire, più con curiosità anche per le sedute, come si dice, per le sedute in streaming, eccetera, eccetera. Che cosa ne è uscito dal vostro punto di vista, logicamente? Beh, è un momento particolare, anche le sedute sono state particolari, anche a volte con dei momenti un po' divertenti o imbarazzanti. Quello che però andava fatto, assolutamente andava provato, per togliere come Trieste dall'esercizio in dodicesimi, è un bilancio dove per esempio abbiamo messo 113 milioni di euro reali, veri, per quanto riguarda per esempio l'edilizia. E noi sappiamo che sono soldi reali con i quali possiamo far partire dei cantieri per quanto riguarda le scuole, per quanto riguarda i musei, ma anche per quanto riguarda la manutenzione delle strade, le marciapiedi o piuttosto che la galleria di Montebello. Sono dei soldi che verranno pompati nell'economia cittadina, perché questa crisi, questa chiusura, prima o poi, io mi auguro molto prima che poi, finirà. Questi sono soldi reali che assolutamente adesso permettono agli uffici di bandire le gare e preparare l'avvio dei lavori. Altro aspetto molto importante, però non possiamo dimenticarci, della crisi in essere, che è una crisi molto forte, sta colpendo non solo le famiglie ma anche le attività economiche. Su questo abbiamo mostrato un piccolo primo passo, ripeto, piccolo primo passo, che poi dovrà essere molto più importante per quel che consente però ad un comune. Abbiamo praticamente azzerato l'occupazione del suolo pubblico per le attività commerciali, per tutte le attività commerciali, per il periodo di chiusura. Io credo però che si possa fare e dobbiamo fare molto di più, compatibilmente anche con le risorse che il governo ci metterà a disposizione. Proprio su questi due aspetti, il rilancio delle piccole attività, perché si riesce a città di commercio, quindi cercare possibilmente di azzerare l'occupazione del suolo pubblico per tutto l'anno, così come cercare di ridurre la tassa rifiuti, anzi senza cercare, bisogna, ovviamente non si può pensare di far pagare la tassa rifiuti a tutte quelle attività economiche e commerciali che sono state chiuse per via di un decreto ministeriale, che chi non ha lavorato non può versare le tasse. Questo deve comprendere il governo, come comune l'abbiamo capito. L'assessore Polidori è già all'opera, sta già preparando, cercando di capire insomma le risorse che abbiamo a disposizione, cercando di fare economie di spesa, stiamo già preparando altri interventi ed altre variazioni, stiamo cercando nel nostro piccolo, ripeto, di rispondere tempestivamente a questa crisi che ci ha colpiti, sperando, perché questo è l'unico augurio, che lo Stato, che è l'unico che può fare debito per quanto riguarda la spesa corrente, che è la cosa più importante, si muova e non attenda le calende greche dell'Unione Europea. Ah, questo è l'altro discorso, no? più a livello nazionale. Abbiamo visto anche le levate di scudi da parte soprattutto di Salvini e Meloni nei confronti del Premier Conte. Conte poi, secondo alcuni, ha approfittato della conferenza stampa per aggiornare sui provvedimenti in merito al coronavirus per attaccare, secondo alcuni, ripeto, in maniera piuttosto proditoria, appunto Meloni e Salvini sulla questione MES, eccetera. Prego. Ma guardi,
guardi, la cosa è molto semplice, a parte che ha approfittato sul aggiornamento, l'unico aggiornamento che ha dato è che la chiusura il 13 aprile viene prorogata al 3 maggio, non ha annunciato una misura a favore delle famiglie, una misura a favore delle imprese, ovvero non ci ha detto dove sono i soldi che non stanno ancora arrivando. Conte deve far pace con la sua maggioranza, invece di attaccare la Lega, Fratelli d'Italia, con la sua maggioranza e con il suo ministro Gualtieri, perché ricordo che è dal 26 marzo che il suo ministro sta trattando con i 5 paesi europei, tra cui Francia e Germania e l'Italia, insomma, in questa, per proprio preparare una bozza. Il suo ministro, mentre Conte ribadisce che l'Italia non chiederà il MES, non vuole il MES, il suo ministro ha negoziato un patto che verrà proposto poi il 23 di aprile agli altri leader europei, che prevede l'utilizzo del MES per affrontare la crisi di coronavirus. Diciamoci onestamente, è un MES senza condizioni per quanto riguarda le spese sanitarie, quindi possiamo comprare ventilatori e mascherine dalla Germania senza essere messi sotto il cappio della Troica, ma per tutte le altre spese, che sono la spesa grossissima, perché il rilancio dell'economia, come ho già detto, richiederà centinaia di miliardi di euro, si finisce come la Grecia. Questo ha negoziato il suo ministro Gualtieri e non è riuscito a portare a casa i cosiddetti Corona Bond, che sarebbero stati un'emissione di debito particolare, straordinario, a condizioni favorevoli se vengono emessi da tutti i paesi insieme. Adesso Conte ha detto che il 23 aprile andrà e voterà contro quello che ha negoziato il suo ministro. A me pare molto chiaro che qui siamo in crisi esistenziale. Il minimo che dovrebbe fare prima di andare a votare contro l'accordo che ha negoziato il suo ministro è di revocare le deleghe al proprio ministro e non attaccare Salvini e Meloni. Sentiamo la prossima telefonata. Buongiorno. Tanti auguri a tutti. Buongiorno. Compresi auguri, ma grado le disgrazie, purtroppo. Volevo chiedere a questo signore, se mi pare che sia della Lega, invece di fare solidarietà con tutti i partiti, potrebbero essere messi da parte adesso, grazie. Intanto comincia l'oro della Lega, tornare i 50 milioni alla sentenza di Genova e cominciare a trattare. Poi tutti i politici, come gli avevo detto un giorno in televisione, spero sia vero, che 5 Stelle ha detto di dare il 50% della paga dei politici in aiuto a tutte le necessità che ci sono. Da questo punto, sia per loro e sia anche i regionali, che prendono 20.000 euro al mese per quello che fanno, sono quasi, non dico rubate, ma manca poco. E più di qualcheduno si è stato anche condannato, è stato buttato fuori a pedate di dietro. Ecco, e questo la prima mano per la coscienza dovrebbe passarsela tutti i politici, perché quelli che prendono quei soldi là per quelle che fanno e come amministrano l'Italia, una volta prima uno e una volta prima l'altro, se dovrebbero vergognare. Auguri e buona Pasqua. Grazie. Allora, c'è sempre, no, questo invito ai... Guarda, io le chiedo, Umberto, ti chiedo scusa, se mi può appunto ripetere... Sì, ti ripeto io. Praticamente il signore stigmatizzava l'atteggiamento dei politici, perché diceva sarebbe il caso che versassero parte del loro stipendio per la protezione civile o comunque insomma per la solidarietà eccetera, e tirava fuori ancora la storia della Lega e dei 49 milioni, ecco, insomma, questo è. Sì, vabbè, gli auguro buona Pasqua al signore, insomma, buona caccia ai 49 milioni che non sono mai esistiti, perché questa Lega non ha mai rubato un euro a nessuno. Allora, però riprendo soltanto questo, sarebbe stato però secondo te un gesto, come posso dire, un gesto importante se magari si fosse provveduto in qualche modo a dire ok, per un paio di mesi noi parlamentari ci dimezziamo lo stipendio eccetera, oppure fondamentalmente sarebbe stato soltanto un gesto e basta, cioè... Ma guardi, io non vado, non corro dietro a questi gesti, ripeto, ognuno sta
si sta cercando di lavorare. A me interessa che chi è impegnato nella gestione della cosa pubblica, sia in momenti normali che in momento di crisi, lavori bene, che i costi della politica in Italia, per alcune realtà, diciamo così, perché non è così per i consiglieri comunali, eccetera, possono essere elevati, questo è un altro discorso. Ma ripeto, fare in questo momento un discorso del genere è sbagliato, posto che ripeto, i gesti ognuno personalmente li ha fatti, sia personalmente sia singolarmente, ma non vengono sbandierati ai quattro giornali, ai 420, che ripeto, come si dice, in questi casi, soprattutto quando si fanno dei gesti nobili, di carità e tutto, io francamente, personalmente, non sono portato, insomma, a metterli in prima pagina al piccolo, ai giornali, o convocare una conferenza stampa a reti unificate per dire che ho rinunciato allo stipendio. Sentiamo la prossima telefonata che è già in linea, poi traduco io eventualmente, Bertoli, se ci sono problemi di... Buongiorno. Buongiorno. Prego. Sono Mario. Buongiorno. Buongiorno, prego, prego. Allora, prima di tutto vi ringrazio per la vostra trasmissione. Sì. No, no, prego, prego, parli. Prego. Allora, sì, volevo ringraziarvi per la vostra trasmissione, okay, è molto bellissima per noi che siamo a casa, è molto importante la ginnastica e pertanto vi ringrazio per la trasmissione. Okay. E dopo io dico tra tante cose, no, in un momento così difficile, questi signori grandi a Roma che hanno ripreso i vitalizi, perché non li danno alla protezione civile, senza domandare alla gente e tutto, loro che prendono i vitalizi, che sono tanta gente che ha fatto un giorno a Roma, i vitalizi, questi signori, dovrebbero loro dare alla gente. La ringrazio e auguri a tutti, senza parlare di altre cose. Ok, grazie al signore. Stesse considerazioni di prima per quanto riguarda appunto vitalizi ed altro. Sul piccolo di oggi c'è un altro dato che è abbastanza importante perché ci invita anche a riflettere su certe cose, nel senso che sono in programma dei lavori pubblici lungo le rive e anche in zona piazza, come si chiama, Largo Barriera, eccetera, perché è vero anche che la macchina comunale in questo periodo ha lavorato ugualmente, insomma, no? Via, come si dice, lavorando da casa. Si sta lavorando, ecco, c'è da sottolineare anche questo, no, Bertoli? Sì, si sta lavorando, i progetti vanno avanti, ma ripeto, era importante approvare il bilancio perché stiamo mettendo soldi reali, come abbiamo fatto ogni anno, peraltro quest'anno senza vendere le azioni HERA, stiamo mettendo soldi reali nell'economia cittadina, perché facendo ripartire l'edilizia comunque è un moltiplicatore molto importante che può aiutare anche poi tutto l'indotto che gira attorno. Non basta, è poco, lo sappiamo, nel nostro piccolo stiamo facendo tutto quello che è necessario, se ci saranno delle idee buone ben vengano, perché cercheremo di migliorare. Poi ovviamente, ripeto, attendiamo che soprattutto sulla parte della spesa corrente, che è la cosa più importante, lo Stato intervenga e interventa pesantemente. Guarda, io lo dico senza, non voglio essere polemico, e attendo che le misure vengano effettuate, ma in questo momento, cioè, non possiamo pensare che il massimo che può fare lo Stato è di rinviare di 2, 3, 4 mesi il pagamento delle tasse statali o di tutte le tasse, quando tutte le attività economiche, quelle che devono pagare le tasse, sono chiuse. Ma se uno non lavora, come fa a pagare? Cioè, me lo spiega il governo questo? Se uno l'abbiamo obbligato a tenere la sua bottega piuttosto che la sua attività economica, piuttosto che la sua azienda, l'abbiamo tenuta chiusa per un mese, 2 mesi, 3 mesi, comunque per poi ripartire, non è che si riparte dal giorno che si apre, si riparte al 100%. Come fa a pagare le tasse? E questo in primis lo Stato deve intervenire. Le parlo dell'IMU, che riguarderà molte delle nostre attività economiche. Lo Stato ha dato la facoltà ai comuni, perché poi sono i comuni che devono incassare questa cosa, di rinviare. Lo Stato non mi deve dare questa possibilità. Lo Stato, che ha la possibilità di fare debito su spese corrente, mi deve, in questo momento particolare, deve, in un accordo con tutti i comuni, dobbiamo fare in modo che
Per il periodo che le attività sono state chiuse, l'IMU non si paga e quegli introiti lo Stato garantisca lo stesso ai comuni. Solo in questo modo possiamo andare avanti, altrimenti qui, oltre a rischiare di far fallire le imprese, rischieremo di far fallire anche tutte le amministrazioni locali. Sentiamo la prossima telefonata. Buongiorno. Pronto? Prego, sì, prego. Sono gli uccellini. Sì. Di Bertoli, sì. Non so se si può dire buona Pasqua veramente, ma comunque buona Pasqua. Per, più che per noi, per tutti quelli che hanno avuto i decessi in famiglia. Allora, volevo dire una cosa. Ogni giorno io guardo alle 18 la conferenza stampa della Protezione Civile. Sì. E vedo questo Borelli che, da bravo commercialista quale lui è, no? Dà i numeri, dà soltanto numeri, come fosse un libro dare e avere, no? O un libro mastro, eccolo, no? Allora, anche ieri ha detto che ci sono 116 in terapia intensiva e 619 morti. Io vorrei sapere se questi morti, no, se questi che sono usciti dalla terapia intensiva sono andati avanti camminando o sono andati, come si usa dire in ospedale, no, con le gambe per davanti. Eccolo, perché questi posti che si liberano in terapia intensiva ogni giorno con un aumento di morti, non so. Dalle tende, dai numeri delle tende del triage, no? Allora, ieri ho visto un pezzetto di report, ieri pomeriggio, no? Allora, il triage a Napoli, ci sono due tende che sono state tirate su e non vengono adoperate perché sono fuori, lontano dal pronto soccorso. Altre due sono addirittura sgonfie a terra, no? Allora, hanno detto che hanno speso 25 milioni ieri per come protezione civile sulle offerte che vengono date dai cittadini, ma perché non adoperano a tutti e con coscienza? Io non ci capisco più niente, Bosacci, mi dispiace fare questi discorsi no, di Pasqua, però veramente non si capisce più niente. Ci sono quelli dell'Istituto Superiore di Sanità e sono gli stessi che decidono il prezzo dei nostri medicinali, quelli che noi andiamo a comprare in farmacia e anche quelli che vengono dispensati dal servizio sanitario, è vero? No? Che sono al doppio di quelli della Slovenia. Allora io non capisco più niente, stiamo andando proprio a fondo. Bertoli, ringrazio lei e Bertoli anche per essere qui proprio il giorno di Pasqua. Vi voglio bene a tutti quanti e auguroni a tutto lo staff e a tutti i politici. E come ha detto il Signore, invece di fare una piccola, quello che voleva fare il PD ieri con Del Rio, sì, in amministrazione, che levino per esempio tutti i senatori a vita e anche agli ex presidenti tutti quei vitalizi che passano dalle mogli ai figli e vanno avanti. Okay. È ora di finirla, grazie a tutti e due. Grazie signora. Beh, io commento soltanto dicendo che quando si parla di persone che escono dalla terapia intensiva significa proprio di persone che escono, diciamo, sulla via della guarigione dalla terapia intensiva, non perché sono defunti. Allora, certo. Bertoli, io ringrazio, siamo in pubblicità. Grazie per essere. Vuole commentare? Ha sentito, mi pare che ho sentito. No, ho sentito, ma guardi, in effetti concordo. Insomma, quello che vorrei approfittare di nuovo e soprattutto in questo momento, rinnovare gli auguri di Pasqua a tutti, con la certezza che come città ce la faremo. In questo momento il nostro pensiero, il nostro abbraccio va anche a tutte quelle persone, il personale medico, sanitario che sta lavorando in prima linea, oppure alle forze dell'ordine che sono in questo momento appunto impegnate in prima linea per cercare di salvare le nostre vite. Così come il pensiero va anche a tutte quelle persone che in questo momento non hanno un lavoro perché hanno tutte le attività economiche, industriali, commerciali chiuse e che devono ripartire, e a loro va anche il pensiero, ma soprattutto la speranza, l'augurio di una buona Pasqua, perché insieme ce la faremo riboccandoci le maniche. In questi casi a volte i momenti di queste crisi straordinarie possono diventare anche momenti poi di occasioni straordinarie per ripartire, e io sono convinto che lavorando insieme e mettendo ognuno di noi dal comune alla regione allo Stato, facendo il proprio dovere, riusciremo a venire fuori anche più forti di prima. Grazie Everest Bertoli, auguri, buona Pasqua.
Grazie, grazie, buona Pasqua a tutti voi. Allora, possiamo andare in pubblicità. Siamo in onda. Allora, rientriamo in studio e dal piccolo c'è una notizia che farà piacere a parecchie persone ed è il ritorno della Porta Rossa che con tutta probabilità verrà girato nel 2021. Intanto c'è un film su David Bowie che verrà presentato in qualche modo doveva essere presentato questo film su David Bowie al Tribeca Film Festival, il Tribeca Film Festival Salta, ma insomma il film verrà presentato in streaming. Il film però non ha il benestare della famiglia di David Bowie. Andiamo ancora sulla prima pagina online di Repubblica, che non riesco mai a scorrere fino in fondo. MES, la linea di Conte, non basta, servono 200 miliardi, Di Maio non passerà. In Italia i malati attuali oltre quota 100.000, dati stabili, calano i ricoverati, 619 le vittime. Villani, vaccino potrebbe arrivare in tempi record, invece qualcuno dice che arriverà a dicembre, e qui veramente si incominciano a sentire troppe voci, oggettivamente troppe voci. Sentiamo la prossima telefonata, vi ricordo che alle 10.30 noi trasmetteremo in diretta da San Giusto la Santa Messa. Buongiorno a chi è in linea. Buongiorno, sono Franco Lega da Udine Nord. Buongiorno. Mi dispiace che è andato via Bertoli. Ad ogni modo sentirà per televisione forse. Sì. Allora, della serie A favore delle tenebre, no? Il signore prima ha detto degli 49 milioni della Lega. Bertoli non è stato subito veloce a dire che i 49 milioni della Lega dati dal governo per storno elettorale, la Lega poteva buttarli anche nel bagno, no? Invece gli 81 milioni che sono andati e siamo noi a restituirli questi in tot anni, in tot mesi, eccetera. Gli 81 milioni per salvare l'unità li dobbiamo pagare tutti italiani. Non solo quelli della Lega, tutti italiani questi, questa volta. E poi volevo dire anche, i due kosovari che sono stati bloccati il giorno 9, che hanno distrutto due macchine, li hanno almeno sequestrato i telefonini oppure li hanno lasciati liberi così? Se noi chiedessimo al consolato kosovaro, diciamo, di pagare questi o di mantenerli in carcere, sarebbe una cosa giusta e leale confronto a noi, che praticamente dobbiamo restare ligi al dovere, e loro fanno e dicono quel che vogliono. Se fosse il consolato a pagare, sarebbe più vigile lui, il consolato, quantomeno il governo kosovaro. E non lo so io, ci troviamo in brutte acque e ancora diamo clemenza a queste persone. Non lo so, chiediamo al consolato, chiediamo allo Stato che tuteli anche lui quelli che vengono di qua, oppure ci manda solo la feccia qui, perché l'Italia accoglie tutti, è un casino questa Italia che mai. Grazie, mandi auguri. Grazie, buona giornata anche a lei. Andiamo avanti volevo tornare alla lettura del piccolo, ma ci sono un po' di problemi, allora andiamo al Corriere, chiedo scusa, andiamo al Corriere della Sera, leggiamo le pagine interne del Corriere della Sera in attesa eventualmente di telefonate.
Dunque, o di posta elettronica, eravamo fermi qui al bilancio, controlli in strada e nelle seconde case, Quirinale, ed è appunto la questione politica. Salvini chiama il Colle, premier da regime, muro del Movimento 5 Stelle, mente. Lo sfogo del leghista, con chi insulta non si collabora, la vigilanza chiede ai TG della RAI di riequilibrare, Gualtieri, i 600 euro entro la prossima settimana. E lo sviluppo politico. Conte prepara il confronto con l'Unione Europea, ma ora trattare sarà più difficile. Proseguiamo con una telefonata. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Vorrei fare auguri di buona Pasqua a tutti. Ok. E vorrei raccontare una cosa. Sì. Ieri sono uscita per fare la spesa. Ho incontrato una persona, un signor albanese, lui è senza tetto, che dorme a dormitorio, va a stazione di treni per avere questi permessi per 3 o 4 notti. Ieri mattina è uscito dal dormitorio, che mandano fuori alle 7:30 di mattina, e quarto d'ora dopo ha detto che è stato fermato e polizia ha fatto la multa, non mi ricordo cifra, però grande, non lo so, cifra circa 1.000 euro. Io ho detto, ma come mai che tu non hai chiesto, ha lasciato questo biglietto, questa multa, come mai che tu non hai chiesto cosa devo fare? Loro ha detto che potrei andare in centro diurno, che è aperto il centro diurno nuovo, ha detto qualche via, ma lui che parla malissimo italiano, che lui neanche non ha capito dove si trova questa via, la prima cosa. Io vorrei fare la domanda, queste persone che continuano, lo so che lui ha detto che è in terza multa che ha scritto, che lui butta via questi carti, ha detto che, vorrei fare una domanda, questi multi che scrivono a polizia il suo dovere, il suo lavoro, loro non pensano come devono pagare questi gente che non lavorano, che non hanno la casa dove stare, come loro devono pagare? Vorrei fare questa domanda, grazie per la risposta. Ok, grazie più che altro per il contributo, se devo essere sincero, non so come rispondere oggettivamente. Andiamo avanti, torniamo al Corriere della Sera. Dunque, gli italiani e l'emergenza, le regioni meglio di Roma. Il 42% sostiene le scelte regionali, per quelle statali 34%, ma i sì alle misure dell'esecutivo crescono ancora, 70%. Due cittadini su tre chiedono di continuare con le chiusure. Gli studi, allora, il caldo fermerà il coronavirus? Questo ci si chiede. Temperature, umidità e rapporto di causa-effetto, le correlazioni emerse dalle ricerche effettuate finora, come il clima potrebbe incidere sui contagi futuri. Di questo peraltro già si incominciava a parlare da un po' di tempo. Facebook? Sì? Ah, ok, allora abbiamo un attimo, lo trovo subito. C'è sulla pagina Facebook di Massimiliano Fedriga un saluto, un augurio da parte del Presidente della Regione. Adesso vedo di farlo vedere subito. Allora, eccolo qua, dovrebbe essere questo, abbiate pazienza. Lo troviamo, eccolo, direi che può partire, se dalla regia sono pronti. Mi rendo conto che non è una Pasqua come le altre, è una Pasqua dove dobbiamo tutti rispettare dei limiti di vicinanza ad altre persone, quindi fare dei sacrifici, stare nelle nostre case, però è utile per la salute e la salvaguardia di tutti. E quindi mi auguro che anche il simbolo della Pasqua, ovvero
Gesù risorto possa rappresentare anche in prospettiva dei mesi a venire una nuova opportunità per il nostro territorio. Penso prima fra tutte alle attività produttive e ai lavoratori che devono poter trovare nuove occasioni e certezze per i propri. Sì, sì, ho detto prima. E per questo anche nei rapporti col governo ho fatto presente questa necessità, salvaguardare la salute, ma salvaguardare al contempo anche imprese e lavoratori. E dunque la politica oggi ha il compito di coniugare e mettere insieme queste due necessità per far sì che si possa riprendere a lavorare con le dovute sicurezze e i necessari limiti. Come sapete, sono stato il primo presidente a prendere misure restrittive, ma dall'altro lato è necessario anche garantire che la gente possa lavorare nella massima sicurezza. Salute e lavoro non possono viaggiare in modo diverso l'uno dall'altro. Il presidente della regione Massimiliano Fedriga. Vediamo se abbiamo novità per quanto riguarda la posta elettronica. No. Andiamo a vedere, allora eravamo al Corriere della Sera, recuperiamo le pagine interne, eravamo al caldo che potrebbe insomma rallentare il contagio, e adesso qui c'è tutte le sbagliate. Tutte sbagliate le stime sul coronavirus, pandemia, le certezze e i dubbi, il vaccino non sarà disponibile almeno fino alla fine dell'anno, quell'altro ti dice che sarà disponibile in tempi brevi, le nuove cure non saranno in vendita nella farmacia ma verranno usate solo per i ricoverati. Io salto questa pagina francamente. Domenica 23 febbraio, alla notizia dei primi casi, l'appello dei medici, bisogna chiudere tutto, riunioni e telefonate, poi il controordine della regione. Alzano, le cure, le ore cruciali nell'ospedale del contagio, qui è un delirio, nessuno sa che cosa fare. Questo è appunto la polemica che riguarda la Lombardia e riguarda più che altro un ospedale. Invece c'è anche la polemica che riguarda le RSA, le case di cura. L'inchiesta si allarga, indagati dirigenti di quattro istituti, oltre al più albergo Trivulzio, nel mirino dei PM anche Sacra Famiglia, Dognocchi e Mediglia. La difesa del direttore del Trivulzio Calicchio, noi in regola. Andiamo avanti, la strage dei sacerdoti, c'è anche questo, sono oltre 100 i preti caduti per dare conforto ai malati. Sentiamo la prossima telefonata. Buongiorno. Pronto? Prego. Buongiorno, mi chiamo Lucia. Buongiorno. Senta, io prima di tutto vi faccio tutte le buone feste, buone Pasqua. E poi ho comperato oggi il piccolo e ho letto una notizia del nostro sindaco e dico solo una cosa, si vergogni, grazie. Ok, allora, sì, ci sono parecchie le persone che appunto stigmatizzano quest'uscita del sindaco. E non è escluso che proprio su questo dopo la messa possano esserci delle novità in tal senso proprio per quanto riguarda noi, potremmo in qualche modo darvene. Allora, qui invece c'è chi fa gli auguri anche al sindaco e al presidente Fedriga. Aggiorniamo ancora, se ci fossero, ove vi fossero novità, andiamo avanti allora con il Corriere della Sera. Questi sì, sono ancora le foto anche dei sacerdoti che sono scomparsi. La veglia solitaria del Papa a San Pietro è l'ora più buia, non rassegniamoci. Ancora andiamo avanti.
Andiamo. Adesso, ecco, adesso nel mondo l'America ha più morti dell'Italia. A New York De Blasio annuncia la fine dell'anno scolastico, Trump spinge per riaprire a inizio maggio. Il virologo Fauci, niente normalità fino a novembre. Io adesso però non vorrei, perché di queste cose magari capisco poco, eccetera, però negli Stati Uniti più morti che in Italia, sono anche più, molti più abitanti negli Stati Uniti che non nel nostro paese, quindi insomma mi pare anche, come posso dire, tristemente ovvio, insomma, no? In Europa, da Oslo a Praga, da Vienna a Copenaghen, comincia la stagione della riapertura graduale. In ordine sparso, priorità non sempre coincidenti. E qui anche, insomma, l'Unione Europea, boh. Allora, Spagna, cantieri e fabbriche, ingressi scaglionati, Repubblica Ceca, tennis, golf e corsa, avviso scoperto. Danimarca, asili e materne per gli svantaggiati, Austria, bricolage e giardini, ma niente sport. Pensavo ci fossero anche notizie sulla Francia e altro. Andiamo avanti, qui ci sono anche alcune immagini. La nave, c'è una nave a Genova che è stata attrezzata ad ospedale. Questa è un'altra cosa invece. Allora, Trump e la grazia a Tiger King, la saga di Netflix è un caso politico. La serie sui collezionisti di felini, dopo il successo, finisce in mezzo a mille polemiche. Devo dire la verità che non credo sia assolutamente interessante. Il testo della canzone dei Beatles all'asta per $910,000. E qui c'è la notizia tragica dell'influencer morta dopo l'anestesia sul lettino del chirurgo plastico. Eco bonus al 90%, colonnine elettriche, così parte la svolta. Ancora andiamo avanti. Qui siamo alla pagina dei commenti, che di solito apre alla pagina dell'economia, saltiamola. Ancora, ecco, e qui siamo invece alla pagina della cultura. Volevo vedere se che cos'è? Ah, ecco, questo è molto bello. La festa per i 100 anni di Gianrico Tedeschi, il grande attore che, tra l'altro, se non ricordo male, vive in, tra l'altro, a Cormons, se non mi sbaglio. Ah no, è tornato a vivere, è cittadino onorario di Cormons. Enrico Tedeschi, grande attore, venne a Trieste, credo, l'ultima volta 4 anni fa, per cui una bellissima persona, una bellissima storia. Non sta benissimo, però insomma è bello sapere che c'è. Dunque, allora ci avviamo verso la chiusura di questa prima parte della nostra diretta. Subito dopo scatta l'appuntamento con la Santa Messa Pasquale dalla Cattedrale di San Giusto. Sarà una messa anche in questo caso senza fedeli, e poi dopo noi ci ritroveremo intorno, credo, alle 11:30, perché posso desumere che sia una messa più lunga di quelle cui siamo stati abituati in queste settimane. Ci ritroveremo per proseguire
con la nostra diretta. Controllo giusto un attimo che non vi siano novità in ANSA per quel che riguarda appunto la, la città, e che non vi siano novità sostanziali nelle prime pagine online dei quotidiani. No, non ce ne sono. Intanto possiamo giusto far vedere in regia le immagini del, vedo l'altare della cattedrale di San Giusto, che vedete che ci sono dei fiori, e, insomma, perché comunque, voglio dire, è Pasqua e comunque deve essere celebrata secondo il rito. Chiudiamo qui la prima parte di questa nostra diretta, ripeto, ci vediamo attorno alle 11.30.